tornare indietro nel tempo con i Ballarin è qualcosa di distruggente. Per me fu proprio il massimo, il top. Tutti i Ballarin ti faceva rivivere quella domenica particolare, non vedevi l'ora di andare alle 2:30 allo stadio. Ogni grande passione ha la sua storia. Quella della San Benedettese Calcio alimenta da quasi un secolo il cuore dei suoi numerosissimi tifosi. Vedevi un fiume di gente che si dirigeva verso lo stadio, era una cosa bellissima. Tutta la città si trasferiva allo stadio. Noi non ce l'avevamo le macchine, prendevamo per portare strumenti allo stadio il triciclo del gelataio. In Italia nelle curve si vedeva sempre i soliti nomi. All'inizio mi uscì così fuori onda d'urto. Il simbolo della grande passione rossoblù è lo stadio Ballarin, che ha caratterizzato la storia del calcio a San Benedetto del Tronto. Il Ballarin per me è stata una seconda casa. Ci sono entrato la prima volta quando avevo 7 anni, da lì è come se ho contratto una malattia che è rimasta per tutta la vita. Uno stadio come questo penso che parecchi giocatori vorrebbero aver avuto l'onore di giocarci. Abbiamo sempre dato tutto, siamo usciti sempre con la maglia traboccata di sudore. Ti piacerebbe venire a giocare con la San Benedettese? Poi fece un salto di gioia. A fine partita c'è stato dei tifosi che sono entrati in campo portandomi in trionfo. Quindi vinciamo il campionato, poi cosa nasce cosa, sono rimasto 8 anni qua. I sorrisi, la gioia di poter tornare in Serie B venne offuscato da ciò che nessuno si aspettava. L'unico che si è accorso del vincendo fu Zenga, che guardava verso la curva, noi non ci eravamo accorti di niente. Certamente i primi anni dopo l'incendio è stato duro, era difficile pure portare una bandiera, era complicato. Piano piano siamo cresciuti. Ricominciare dopo quella tragedia a sentirsi ultras e a farsi vedere ultras era dura, però noi ci volevamo stare. Non è che era uno, due, tre, là era 5.000, 7.000 persone che urlava, peccato la rete. Sentivamo proprio la gente che ci soffiava vicino, io sentivo la gente che mi chiamava per nome, che mi incitava. Era un ambiente caldo, festoso, ma allo stesso tempo era ostile e difficile sia per le squadre avversarie che per le poche tifoserie che venivano al Ballarin, tant'è che era conosciuto da tutti come la Fossa dei Leoni.